spettacolo sta per iniziare! Un brindisi a te, Paul, perché hai convinto Pierre a scordare i libri e a divertirsi un po' per una volta. A non ringraziare, Paul. È solo per te che sono qui. Allora devo fare io un brindisi a Camille. No, questo è già il quarto bicchiere che bevi. Beh, l'anno scorso qui a Luna Park ne ho bevuti 14. Venite! Guardate queste ninfe spumeggianti, questi angeli dalla pelle ambrata! Venite! Oh, andiamo ad approfondire i nostri studi di anatomia. Sì. È sempre meglio delle lezioni al dormitorio. Andiamo! Questo spettacolo straordinario! Avvicinatevi! Lasciate che i vostri occhi si riempiano della grazia di queste splendide danzatrici arabe. Queste creature leggere come gazzelle venute per voi da misteriosi paesi. E il loro colore naturale, secondo te, o si sono dipinte la pelle? Controllo io se vuoi. Non ci provare. Ah, Hugo! Ed ora ecco a voi il colonnello Ha-Ha! Viene dall'America! Oh, oh, oh! Gli abitanti spietati e sanguinari delle regioni selvagge dell'America! Ha-Ha-Ha! I feroci pelle rossa che scotennano le vittime! Per la prima volta a Parigi sono Apache, signori! Apache! Apache, selvatici come i topi che infestano il porto, tali e quali. Sarebbe il nome giusto per i nostri banditi. Apache. Oh, Apache, splendido! Pierre, perché non vai a controllare se questi sono veri? Cosa? Ti lascio qui sola e indifesa? Già mai. Pierre. Su, andiamo a vedere. Attenzione, attenzione, signore e signori, venite più vicino! Perché dietro a questa tenda c'è la più strana creatura che sia mai apparsa ai vostri occhi! Eric, l'uomo scimmia! La scimmia che cammina eretta! La scimmia che sa parlare! Sì, proprio come voi e me! Il signore della giungla che con la forza delle sue zampe può spezzare in due un uomo! Eric, la grande scimmia, il bestione della mente umana! Molto più astuto di un uomo e assai più forte di un leone! Avanti, signore e signori, accomodatevi! Lo andiamo a vedere, ti va? Perché no? Guardatela questa scimmia! Allo sguardo umano! Camillo, Pierre, venite sul festo! Non vorrete perdere questa occasione! Lì in fondo ci sono due posti liberi, vieni! Ehi, Pierre, ci sediamo laggiù! No, sì, meglio vabbè. No, non vada lì. Ecco, sedetevi lì davanti, così potrete vedere tutto. Già, ha ragione. Vediamo questa rarità. Questo gorilla ha ucciso sei uomini. Sul serio? Com'è strano, guarda. È uno spettacolo di persone. Sì. E poi hai notato come parla? Vorrei sapere da dove viene. Mai sentito un accento così? Silenzio! Sono il dottor Miracolo, signore e signori, e non sono un ciarlatano da baraccone. Perciò, se vi aspettate di assistere a una delle solite sciocche pagliacciate da circo, tornate al botteghino e riprendetevi i soldi. Perché io non presento un mostro. Un qualche scherzo grottesco della natura. Questa è una pietra miliare nell'evoluzione della specie. L'ombra di Eric, la scimmia, incombe su tutti noi. Il buio che precedette l'alba dell'uomo. Calma, cara, non aver paura, è solo un babbuino. Io non ho paura. Nemmeno io. Statelo a sentire. Lui, fratelli e sorelle, sta parlando con voi. La capite, la sua lingua, o l'avete dimenticata? Io l'ho reimparata, la sua lingua. Sentite.
Alla manata la ho. Alla velaca da baldia va. Adesso traduco quello che dice. La mia casa è in Africa, nella giungla, dove vivevo con mio padre e con mia madre, e con i miei fratelli e le mie sorelle. Là sono stato catturato da una banda di scimmie bianche senza peli, che mi hanno portato via in un paese straniero. Sono all'apice delle mie forze, del mio vigore. E sono solo. Qui c'è la storia dell'uomo. Dalla melma, dal caos. Perché lì era il seme che si è poi trasformato nell'albero della vita. La vita era mutazione. Le pinne si trasformarono in ali, le ali in orecchi. E così ai rettili striscianti crebbero le gambe. Milioni di anni passarono e infine venne il tempo in cui una creatura a quattro zampe cominciò a camminare eretta. Ed ecco qua il primo uomo. Facci vedere la prima donna! È un'eresia! Eresia? Eresia! Qui da voi condannate ancora gli scienziati per eresia. Beh, allora mandatemi al rogo. Via, accenda il fuoco. Crede che la sua misera torcia incatramata possa oscurare la fiamma del pensiero? Crede che questo palco, questi tendaggi, siano tutta la mia vita? Sono soltanto una trappola per levare un po' di soldi agli stupidi. La mia vita vera è tutta consacrata a un grandissimo esperimento. E vi assicuro che proverò che noi discendiamo dalla scimmia. No, discendere noi dalle scimmie! Basta! Il sangue di Eric dovrà adesso mescolarsi col sangue di un uomo d'oggi. Che cosa vuol dire? Vorrei tanto sapere. Signore e signori, se qualcuno di voi vuole fare la conoscenza di Eric, si accomodi. Non c'è proprio motivo di avere paura. Come vedete, è dietro le sbarre. Non può fare del male a nessuno. Vogliamo andare? No, per favore, io ho paura. Su, vada. Ah, io no, affatto. Vieni, vieni. Gli piace, Camille? Vuole il tuo cappellino. Eric è così umano, signorina. Ed è affascinato dalle belle cose. Daglielo. A quanto pare lei ha fatto una conquista. Complimenti. Eric! Eric, fermati! Lei è pazzo, vuole farsi ammazzare? Oh, ha rovinato il suo bel cappellino. Non se ne abbia male, mia cara, la prego. Gliene farò avere un altro coi complimenti del nostro Eric. Vuole dirmi dove abita e qual è il suo nome? Non ha importanza, è stato un incidente. No, insisto! Dove abita, mia cara? Non è necessario, lasci perdere. Su, vieni. Pss, pss. Valle dietro. Ho bisogno di sapere dove abita.
Ti piace, vero? È molto carina. Tesoro. Te l'ho mai detto che ti amo? Camille, io ti amo. Ah, lasciati guardare. Tu sei come una magnolia, carnosa e profumata. Pura e meravigliosa. Sei così dolce. Splendono come stella i tuoi occhi. Sono così ardenti e luminosi. E i tuoi capelli, lucenti come polvere di stelle. Tu sei una dolce, antica canzone di Provenza in maggio. Tu sei una danza d'amore normanna in maggio. E sei soave come il vino di Borgogna in maggio. Ah, Camille, ti amo tanto. Ti amo tanto anch'io, Pierre. Che cosa c'è? La posso aiutare? Ma lei chi è? Avanti, su, venga con me. Dove? Nella mia carrozza. No, no, no! Cosa c'è? Perché trema così quando la... Lei ha le mani fredde e mi dà i brividi. Andiamo. Io l'aiuterò, glielo prometto. Venga. Presto, a casa. Su, andiamo. Sia paziente. Perché piange? Non le farò del male. Durerà soltanto per poco. Stia tranquilla. Vuole smetterla? Silenzio! Gliel'ho detto, durerà ancora qualche minuto e poi sarà finita. E allora sapremo se è destinata a essere una musa della scienza. Ora
Ora basta, silenzio! Ecco, ci siamo quasi. Vediamo. Sangue è marcio, nero come i tuoi peccati. E così mi hai ingannato. La tua bellezza è una menzogna. Non riuscirò mai a trovare quello che cerco. È la terza questa settimana. Già, la terza. Donne, tutte e tre donne. La vita è dura. Il fiume è accogliente. Il fiume è morbido. Le culla finché non si addormentano, eh? E non chiede nemmeno di essere pagato. Tre donne giovani. Sempre più giovani. Sempre di più. È un uomo? È una donna. Età? Qualunque, 100 anni o 30. Causa della morte? È annegata. Prostituta? Sì. Qualche documento? Nessuno, era nuda. Numero 13. Buonasera, signor Dupin. Cosa l'ha spinta a venire a quest'ora? Le due donne. Vuole spiegarsi meglio? Mi scusi, se non le dispiace, io le vorrei vedere un'altra volta. Ah, per me va bene, signor Dupin. Anzi, se vuole, gliene posso mostrare tre. Tre? Allora, ne hanno portata un'altra. Sì. Me la faccia vedere. Certo. Eccola, è questa. Ha gli stessi segni. Segni? Guardi qua. Li hanno anche le altre due. Va bene. Mi serve un campione del sangue di questa donna. Impossibile. Qui è stato rubato un cadavere la settimana scorsa e l'ispettore è diventato molto severo con gli studenti di medicina. Allora me lo porti lei, il campione. Non posso, è contro i regolamenti. L'aspetto domani, eh? Buonasera e grazie.
Gli spaghetti sono pronti e il caffè diventa freddo. Cosa fai, non mangi? E insomma, hai dato 5 franchi a quel vecchio gufo all'obitorio. Io devo fare giochi di prestigio per riuscire a mettere nei piatti qualche cosa da mangiare. Almeno potresti avere la cortesia di venire a tavola. Pierre, perché non vai a vivere all'obitorio? Me lo spieghi? Hai fatto diventare casa nostra un obitorio. Vampiro. Avvoltoio. Ruba cadaveri. Ma di qualcosa. Sì, avanti. È permesso. Si parla del diavolo. Buongiorno a voi, signori. Ha preso il campione? Sì, certo, l'ho preso, naturalmente. Ma a che prezzo, però? Magari a rischio di perdere il posto. Io ho una famiglia da tirare su. Ho moglie e figli. E sa, se la polizia dovesse sospettare che io gli ho tenuta nascosta una qualche prova, finirei dritto dietro le sbarre. Non batta cassa. È inutile, non abbiamo un centesimo. Purtroppo è vero, ma glieli darò i soldi. L'obitorio dovrà farci credito. Bene, mi fido di lei. Senta, mi dica una cosa. Ha una tavola mortuaria in più per il mio amico qui. Perché non se lo porta via? Non mangia niente, non apre mai bocca e sta sempre nella stessa posizione. Sono sicuro che sarebbe un inquilino perfetto. Gli preparo la valigia e gliela mando. Certo, non ve la passate male voi due. Per sbrigarmi a venire fin quassù non ho mangiato. Così adesso deve tornare subito a pranzo. Oh, ma quanto mi dispiace. Buon appetito a lei e ai suoi ospiti silenziosi. Ci vediamo. Buongiorno, a presto. Perché non dedichi allo studio tanta attenzione invece che a queste sciocchezze? Pensa che bei voti avresti. Ma? E cosa hai scoperto? Sai, l'altra sera dopo il Luna Park ho eseguito un'autopsia. La vittima non era morta per annegamento. Non ho trovato acqua nei polmoni. Così è per questo che sei scomparso. Io credevo che fossi con Camille. Eh? Allora, di che è morta la vittima? Guarda, eccola di nuovo. Cosa? La stessa sostanza estranea nel sangue delle vittime. Ti faccio vedere, Paul. Tutte e tre sono morte per la stessa causa. Un qualche strano veleno, è probabile. Le ha uccise qualcosa immesso nella circolazione del sangue. Ma che può essere? Ah, questo non lo so. Ma lo devo scoprire, è presto. Oh, Pierre, non puoi continuare in questo modo. Diventi sempre più esaltato. Datti un'occhiata allo specchio. Guarda, gli occhi spiritati, come quel vecchio ciarlatano. Chi? Il dottor Miracolo? Cosa ne pensi di quell'uomo? Per me è un imbroglione. Sei stato a sentire quello che ha detto? Cioè che noi siamo un prodotto dell'evoluzione. Sì. E non hai mai pensato che potrebbe avere ragione? Avanti, mangia! Il dottor Miracolo è un tipo strano davvero. Pierre! Mamma, vieni a vedere cosa ha portato la portinaia. Mamma, vieni qui, svelta. Un momento, eccomi.
Per l'amor del cielo, che succede? Cos'è che ti elettrizza tanto? Guarda cos'è arrivato. Un cappellino. Un cappellino nuovo? Oh, è incantevole. È per te, ne sei sicura? C'è il nome sul pacco. Oh, è carino, vero? Sì, molto, ma chi può averlo mandato? Forse è stato Pier. Oh, no, figurati, Pier non ha tanti soldi per farti un regalo del genere. O forse nella scatola c'è un biglietto. Signorina, lei è molto bella. Chissà cosa è in serbo per lei il futuro. Grandi cose sono scritte nelle stelle. Io e Eric gliele leggeremo stasera al Luna Park. Venga, con ammirazione, dottor Miracolo. L'ha mandato il dottor Miracolo. E chi sarebbe questo dottor Miracolo? Ricordi, te l'ho detto. Il tipo strano del baraccone, il proprietario della scimmia. Ah, sì, ho capito. La scimmia ti ha preso il cappello e lui te ne ha mandato un altro in cambio. Ah, beh, è stato gentile, veramente. È bellissimo questo cappellino. Che dici, lo metto per il picnic? E perché no? Chissà come ha fatto a scoprire dove abitiamo. Perché, non gliel'hai detto tu? No, lui me l'ha chiesto, ma Pier non mi ha permesso di dirglielo. Ah, certo, è molto strano. Beh, comunque hai un cappello nuovo ora. Camille! Camille! Sono arrivati. Buongiorno! Ah, eccola! Siete tutti pronti? Uno, due... My father wanted me to wed a funny, funny little man. But I would not be wed, I said, to such a funny little man. Buongiorno, tesoro! Venga giù, madamigella, il suo destriero comincia a mordere il freno. Su, scendi, Camilla, avanti, su, andiamo. Preparate il pollo? Non sei ancora pronta. Che giornata stupenda! Florette, sono innamorato pazzo di te. No, no, no. Ho smesso di credere alle promesse degli studenti. No, Marie. Guarda che io parlavo sul serio. Allora un brindisi a un giovanotto sincero, anche se è una razza che non esiste. Ma Mignette, ti do la mia parola d'onore. Parli con i miei genitori stasera. Ma è te che amo, Suzette, non la tua famiglia. Via! Oggi non ti sembra un po' diversa? Diversa? No. Come si può essere così distratti? Indosso qualcosa di nuovo. Ah, Pier, il cappello! Ah, è vero, sì, è bellissimo. Ed è un regalo. Un regalo? Bene, bene. Da chi l'hai ricevuto? Eh? Indovina. Da Honoré, il poeta. Oh. Prova ancora. Dal cacciatore di farfalle Moreau. Oh. Oh, Pier, non indovinerai mai. L'ha mandato il dottor Miracolo. Miracolo. Il dottor Miracolo. Sì, è stato gentile, vero? E te lo ha portato lui? No, però ha mandato un biglietto. E così è riuscito a sapere il tuo indirizzo. Già, e non capisco proprio come. Ah, ci avrà fatto seguire. Nel biglietto che dice? Mi chiede di andare nella sua tenda stasera. È davvero strano. Chissà che cosa vuole. Non ci devi andare. E perché no? Io vorrei tanto sapere che cosa ha in mente quell'uomo. Paul dice che è un imbroglione. Io non la penso così. Quello non è un uomo qualunque. Stasera faccio io una visita al tuo dottor Miracolo. Per me va bene, Pier. Su, levate di mezzo queste casse, fate alla svelta. Sì, va bene. Muoversi, muoversi, forza, voi altri. Cominciate a caricarle sul carro. Ehi, tu, che fai, impalato? Porta via quegli scatoloni, avanti, avanti, avanti. Non c'è tempo da perdere, si sta facendo tardi. Roger, aiutalo tu, su, sbrigati. Forza, forza, porta via quella roba, forza, muoviti, muoviti. Ehi, Felipe, vieni qui, aiutami a sollevare questa cassa. Arrivo, ecco. Dammi una mano. Non avete ancora cominciato a smontare questa tenda? Avanti, avanti, forza, fannulloni, sbrigatevi. Ma che cosa ti prende, Eric? Stai nervoso stasera. Buono, ora finiscila.
Ma insomma, che cosa hai? Ah, abbiamo visite. Dottor Miracolo, non ci sarà lo spettacolo questa sera. Il Luna Park si trasferisce. Io ho già avuto il piacere di vedere il suo numero. Dottore, vorrei parlare con lei. Per cominciare, la signorina a cui ha mandato il cappello mi ha chiesto di ringraziarla. Allora non viene a trovarmi? No, le manda le sue scuse. Molto bene. Buonasera. E così andate via. Esatto. Partiamo per Monaco domattina. Voglia scusarmi, adesso devo finire un lavoro. Sa, io studio medicina, dottore. E secondo me le cose che ha detto ieri sera sono molto interessanti. Ha fatto anche qualche esperimento? Certamente. E ha scritto saggi, relazioni? Sì, ma non li mostro a nessuno. Beh, io speravo di poterla vedere ancora. Non ha una casa a Parigi? No. Io dormo qui. Questa tenda è casa mia. Buonasera. E stia bene. No, no, è del dottor Miracolo questa roba. Non la portiamo via noi, deve rimanere qui a Parigi. Scaricate tutto. Non lo poteva dire prima. Carica, scarica, non finiremo mai. Ma che ti prende oggi? Batti la fiacca. Sbrigatevi a schiodare le assi del palco, forza! Non agitarti. Buono. Eric. Poi è sceso con la scimmia e sono pronto a giurare che parlavano. Sono entrati in casa e non hanno dato più segni di vita, nessun rumore. E sei tornato a casa tua? No, sono passato un momento all'obitorio. Pierre, sai, certe volte io non ti capisco. Mi vuoi spiegare perché vai sempre in quel posto orribile? Su, non ti preoccupare, tesoro. Ah, guarda. Qui c'è tutta la nostra Parigi distesa davanti a noi. A me piace vedere le finestre illuminate che luccicano come stelle. Sarebbe bello sapere tutto quello che succede dentro quelle case, non è vero? Beh, secondo me è molto meglio non saperlo. Pensa alle cose che nascondono quelle pareti. Speranze deluse, sogni mai realizzati, disperazione, amarezze, miseria, fame, pazzia, crimini nella strada e tragedie lungo il fiume. Parigi, la mia bella città. Buonanotte, cara. Buonanotte, mamma. Pierre? Sì. Mi perdonerà, spero, di essere venuto a quest'ora, ma devo parlare con lei. Che cosa vuole? Non capisco. Non deve aver paura di me, signorina. Me ne vado da Parigi stasera. Prima di partire devo dirle una cosa. Posso entrare? Oh, no, è impossibile. Mia madre è andata a dormire. La mia carrozza aspetta giù, davanti al portone. Possiamo andare in un caffè, parlare un po'. Oh, no, è impossibile.
Mia cara, è una cosa della massima importanza. La prego, vada via. Signorina, deve venire con me. Mi dica di sì. Vuol farmi questo favore? Mi lasci chiudere la porta, altrimenti chiamo aiuto. Ma ho per lei un messaggio da parte di Eric. Non parla che di lei, sul serio. Non riesce a dimenticarla. Lui vuol sapere una cosa. È molto importante. Lei deve essere completamente pazzo. Svegliati! Che succede? Che c'è? Adesso ho capito. Si tratta del sangue di un gorilla. C'è un gorilla? Le donne che hanno ripescato dal fiume sono morte perché qualcuno gli ha iniettato il sangue di un gorilla nelle vene. Camille. Camille! Camilla è sparita, l'ha portata via. Ma chi è lei? Che cosa ci fa? È il fidanzato e viene a trovarla tutte le sere. Ah, è il fidanzato. Non si muova, aspetti il prefetto. Ma no, dobbiamo cercare Camille. E lei mi lascia andare, idiota. Via, non c'è tempo da perdere. Va bene, tutto questo lo dirà dopo al prefetto. Allora, com'è che si chiama? Pierre Dupin. Pierre Dupin. E dov'è che abita? È possibile che lei non capisca. La vita di Camilla è in grave pericolo. Capisco perfettamente. Allora, dove abita? Ah, lei è uno stupido idiota! Dunque, lei si chiama Victor?
Albert Jules Louis Dubourg, giusto? Sì, sì, signore, sì. Perché non è venuto a vedere che cosa succedeva quando ha sentito gridare? Beh, ecco, io avevo paura, paura. Stupido, incredibilmente stupido. Sì, signore, sì, sì, sì. È stupido. Sono molto onorato, signor prefetto. Sentiamo, nome e professione. Io mi chiamo Franz Odenheimer e ho un ristorante. Odenheimer. Coraggio, ci racconti cosa è successo. Ora le spiego. Mi stavo preparando per andare a dormire. E tutto ad un tratto, questo grido terribile. Immediatamente ho attraversato di corsa la strada e sono stato io, signor prefetto, il primo dei coraggiosi a mettere piede qui dentro. Mentre salivo per le scale, ho sentito una voce. E lo sa, quella voce parlava portoghese. Lei parla portoghese? No. Ed è mai stato in Portogallo? No. Come sa allora che era portoghese? Perché io ci ho ragionato a lungo. Per me era portoghese. Vada. Dankeschön. Alberto Montana. Eccellenza. Che cosa sa di questa faccenda? Beh, ecco, anch'io ho sentito quella voce. Però non parlava portoghese. No, sono portoghese, conosco il portoghese. Io parlo il portoghese. Mentre con gli altri salivo, io l'ho sentita quella voce, ma non era portoghese, no. Eccellenza, quello era danese. Lei parla danese? No. È mai stato in Danimarca? No. E come sa allora che era danese? La mia intuizione. Si sbaglia, non era danese. Ma... mi scusi, prego, vostro onore, vede, io sono nato in Danimarca. Danese, lingua speziale, mia lingua madre. E allora? Ho sentito anch'io la voce, però quello non era danese. No, era tedesco. Portoghese, quello non era tedesco. Quello era danese. Tedesco! Sono pronto a mettere la mano sul fuoco, non era tedesco, si sbaglia! Io vi dico che non c'è nessun portoghese capace di fare una cosa simile! I tedeschi parlano in modo speciale, vuole che non conosca io danese! Oh, so che io conosco personalmente tutti i tedeschi che vivono in piazza Regina, questo mi sono portoghese, mi dico! Silenzio! Portoghese! Era danese! Tedesco! Silenzio! Imbecille! Imbecille sarà lei! Ma... vostro onore. Eccellenza. Faccia venire qui il giovanotto. Su, venga. Il prefetto la vuole interrogare. E stia calmo adesso, è meglio per lei. E non crei altri problemi. Guardate, alle manette. Allora è stato lui. Un bravo ragazzo. Dunque, sentiamo. Come si chiama? Dupin. Io so chi ha commesso l'omicidio e dove lo potete trovare. Chi è? Una scimmia. Una scimmia? Ma cosa dice? È pazzo, portatelo via. Se non sta a sentirmi adesso, sarà lei colpevole del secondo omicidio. Del secondo? Allora lei sa già che ce n'è stato uno. Sì. Le spiego tutto, se mi lascia parlare. E va bene. Ci dica quello che sa. C'erano due donne qui dentro. C'è soltanto una porta ed era sprangata. Tutti hanno sentito delle grida, il rumore di una lotta violenta. Dopo pochi minuti abbiamo buttato giù la porta, ma non c'era nessuno. Una delle donne è stata portata via. Sono sicuro che l'altra è stata uccisa e il cadavere deve essere nascosto in questa stanza. Che orrore. Giovanotto, lei sa troppe cose. La dichiaro in arresto per l'omicidio. Già così, fra poco verrà commesso un altro omicidio. Cos'è? Vuol fare una confessione? No, no, io faccio un'accusa. Il dottor Miracolo nella via Morgue ha assassinato quattro donne questa settimana e forse adesso sta uccidendo la quinta. Ma come va? Lei accusa di omicidio questo dottore?
Il dottor Miracolo tiene in casa una scimmia. Lei ha ucciso questa donna. Un uomo non può avere una forza simile. Guardi come ha spinto il cadavere nella cappa del camino. È la scimmia che ha ammazzato questa poveretta e ha portato via la figlia uscendo dalla finestra. Per me lei è pazzo. Portatelo via. Venga. No, aspetti! Eccola qui la prova. Non sono capelli umani. Guardi, sono peli di una scimmia. Ma loro detto la verità. Oh, incredibile. Sì, è stata proprio la scimmia. Il sangue della ragazza è perfetto, Eric. È questa la casa, ci siamo. Aprite! Qui dentro non c'è nessuno, è una casa disabitata. Non è disabitata, ne sono sicuro. Entriamo con la forza. C'è un'altra porta da questa parte. Proviamo. Non posso interrompere adesso. Tienili fuori, non farli entrare. È morto. Lassù! No, ma è pazzo! Thank you.
Aiutami, Piero! Guardate! La sua è morta! Camille, nome? Miracolo, se ho capito bene, o qualcosa del genere. Numero due. Numero due. Età? Una qualunque, non ha importanza. Professione? Doveva essere uno scienziato, se non sbaglio. La causa della morte? Una scimmia.